quest'anno la Corsa del Mito è stata nel segno del continente nero. Sono stati infatti ben tre gli atleti kenioti che hanno colorato il podio della terza tappa del circuito cilento di corsa, svoltasi tra Palinuro e Marina di Camerota. È stato infatti Jonathan Kanda dell'Atletica Castello a vincere con il tempo di 44 minuti e 25 secondi. L'allungo decisivo c'è stato nelle ultime centinaia di metri su un altro keniota, Samuel Kariuki dell'Atletica Potenza Picena, giunto secondo. Sul gradino più basso del podio invece Julius Rono dell'Atletica Recanati, arrivato solo 12 secondi più tardi. I tre atleti kenioti avevano distanziato il grosso del gruppo partecipante alla sesta edizione della Corsa del Mito subito dopo la partenza. Si era capito subito che non ci sarebbe stata gara se non fra i tre, diventati ben presto due, all'ingresso di Marina di Camerota in un testa a testa tra Kanda e Kariuki. Primo atleta italiano invece a tagliare il traguardo è stato Roberto Pasquale Rutigliano, che ha distanziato il vincitore di 1 minuto e 56 secondi. Al termine della gara Giorgio Mario Nigro della Running Club Camerota, arrivato 19esimo, è risultato essere in vetta alla classifica generale del circuito con 593 punti, davanti a Francesco Bassano della Podistica San Giovanni a Piro a quota 589, con gli stessi punti di Donato Marotta dell'Atletica Agropoli. Tra le donne a trionfare alla Mito 2015 è stata Palma De Leo, che ha coperto i 15 km tra Palinuro e Marina fermando il cronometro a 1 ora e 38 secondi. Cambio e testa alla graduatoria rosa di Cilento in corsa, dove arriva Daniela Capo dell'Agropoli Running, che scavalca Gioconda Di Luca fino ad ora in vetta e scesa invece in terza posizione dietro ad Anna Senatore. Tra le squadre a primeggiare nella sesta edizione del Mito è l'Isaura Valle dell'Irno. Il tempo incerto non ha fermato la macchina organizzativa dell'associazione Tutti Insieme. Centinaia di persone hanno assistito alla due giorni di eventi che ha visto quest'anno come testimonial d'eccezione Totò Schillaci, protagonista della nazionale di calcio e re dei bomber ai mondiali d'Italia 90, e Antonello Riva, colonna dell'Ital Basket, oro agli europei di Nantes nel 1983. Tantissimi entusiasti anche i bambini che hanno partecipato alla terza edizione della Mini Mito. Il prossimo appuntamento con Cilento di corsa è ora per sabato 30 maggio con la storica corsa longa sangiovannese giunta alla 33esima edizione.